ma... Lo sa cos'è questo circolo? Lo sa cos'è? Lo vuol sapere? Ebbene glielo dico, è un letamaio. Oh, sì, è un letamaio, insisto. E non gliel'ho detto prima perché sono un signore e signore si nasce e io lo nacqui modestamente, caro signore. Non solo non ci metterò piede io, ma non permetterò nemmeno al mio cameriere di mettere piede in questo ambiente lurido e fetente. Questo vuol dire che noi siamo nel direttivo. Il direttivo, sai cosa serve il direttivo? A fare spendere all'associazione 2000 euro ogni volta. O 1000 euro, quello che è, sono spesi malissimo, perché tu hai considerazione dei componenti del direttivo, tu i componenti del direttivo li chiami Simonito, Gallina, Polli, così li chiami. Io del Simonito, perché allora adesso io vorrei, in che contesto? Diciamo lampante, una perdita di 57.000 euro, che risulta 50.000 perché c'è 7.000 di avanzo di gestione dell'anno scorso. La Presidentessa prima ha detto che il direttivo si è manifestato inefficace e inefficiente nel gestire l'associazione. Il direttivo è l'organo di governo della nostra associazione, cioè quello che deve prendere le decisioni. Se a fine dell'anno mancano 57.000 euro, cioè non c'è il pareggio tra entrate e uscite e c'è una disparità, sono stati spesi 57.000 euro in più di quelli che sono entrati, cioè siamo andati in rosso come siamo andati quest'anno, in realtà in teoria dovrebbe essere colpa del direttivo. Ecco, io proprio a questa affermazione mi dissocio totalmente, in quanto il direttivo non ha provato che una piccola parte delle spese che sono state fatte dalla nostra associazione non sono state né approvate né ratificate. Per quanto riguarda, è mancata la trasparenza. Figlio e presidente, stanno presidendo. State sentendo con le vostre stessioni. Papeo, che è il collegio dei revisori, ha parlato due ore a infarci, cioè imbottonarci la testa con le sue tesi, e adesso vengono fuori le fatture della mia sede del 2009-2010, delle quali non è stata chiesta nessuna spiegazione. 2009, 2010, 2011, 2012, viene chiesta spiegazione all'assemblea, nella quale io sono candidato presidente nazionale, cosa che voi potete vedere tutti. Però io ho già risposto più volte, e adesso ve lo rispondo. Le fatture sono state pagate dal sottoscritto, intestate all'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, sono atti pubblici, potete averle qui. Materiale oppure? Ma allora, il PC portatile per... ho pagato io con i miei soldi, eh? PC portatile per fare le proiezioni, videoproiettore per fare le proiezioni, schermo per fare le proiezioni, organizzazione della giornata della memoria per le vittime della strada in 2/20, giorno 5 luglio, la redazione di 5.000 volantini di sensibilizzazione distribuiti sul territorio veronese. Chiedilo al Presidente, presidente dell'Assemblea. Magari vorrei vederle anch'io, forse vorremmo vederlo allora, per tutti. Le fatture sono state pagate, state pagate con i miei soldi. Allora, fatturate l'associazione perché l'associazione ha chiesto di poter avere più costi possibile per coprire i soldi che fanno uscire e non si riescono a giustificare. Allora, questa è la realtà. Io ho fatto un piacere all'associazione fatturando e facendo recuperare l'IVA all'associazione, la quale ha intascato, l'associazione ha intascato la bellezza di rimborsi IVA per 640 euro più due. Ma posso vederle anch'io queste associazioni? Sono agli atti. Andiamole, andiamo. Scusate, le fatture non sono state pagate dall'associazione. Se sono state pagate dall'associazione, che me lo dimostrino i bonifici di pagamento di queste fatture. Non li dovevi intestare, cazzo! Me l'hanno chiesto. Ma perché? Come... Lei chi è? Scusi, chi è lei? Allora. A me, ciao, se l'hai pagato tu, perché li intesti? Me l'hanno chiesto loro. E io pago. Ha capito? Se lei è il signor altrove, io sono il signor ovunque. E si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli. E come si dice? Ca, nessuno fes. Ha capito? Eh?
Io ho portato avanti un'associazione non come questa e quindi l'associazione è cambiata, non risponde più ai criteri in base ai quali ho guidato l'associazione e l'ho portato a elevati livelli di dignità. E voi lo sapete sia dal punto di vista gli inviti che abbiamo avuto da parte delle autorità religiose e gli inviti che abbiamo avuto da parte delle istituzioni politiche. Non mi sento di rappresentare un'associazione come questa, di un livello sociale, morale, cioè di espressione veramente che calpesta la dignità della persona. Pertanto io lascio la presidenza e siccome questa esigenza di cambiamento voi la sentite, gestitevela. Io resto socia dell'associazione, voi vi gestite l'associazione. Vi saluto, buonasera e buona continuazione. L'unica cosa che vi dico è continuate, non fate abbassare il livello dell'associazione. Vado pure io però. Cielo, voi state in macchina? Saluto tutti anche io, come segreteria vi lascio, rimango come sede. Via. Mi risulta che l'ho spinto via. Sì, mi hai spinto via. Comunque era una precisazione funzionale. Era una precisazione, scusate, era una precisazione funzionale proprio alla prosecuzione dei vostri lavori, non ho nessun interesse. Volevo precisare, chiaramente deve essere messo a verbale questo qua, che nel momento in cui avendo io ricoperto durante la giornata la funzione di avendo presieduto l'assemblea, è evidente che per quanto mi riguarda, nel momento in cui mi sono ritirato assieme a mia madre, quell'assemblea è sciolta, quindi il bilancio non è stato, non so se l'avete approvato o meno. Di quello che dici tu va bene. Okay. Soltanto questo qua, non è stato approvato. Lo stai dicendo tu. Sta dicendo che il bilancio non è stato approvato, hai altro no, da dire? No, io sto chiedendo, voi avete visto che il bilancio, finché c'ero io qui, il bilancio non è stato approvato, sì, per una questione di legalità, è bene che si metta a verbale questo. Eccolo, chiedo semplicemente questo, nulla di più. Va bene. Tutto qua. Allora, Marcello, precisa. Prego, ha capito? Se lei è il signor altrove, io sono il signor ovunque. E si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli. E come si dice? Ca, nessuno è fesso. Ha capito?